Calciomercato, le ultime per quanto riguarda il Pescara, perché è tutto fatto ormai con il Gubbio per le cessioni a titolo definitivo di Tommasini e Franchini. L'attaccante ha già salutato i compagni di squadra, in arrivo il difensore mancino Erasmo Moulet in prestito con diritto di riscatto dall'Avellino e il centrocampista Lorenzo Lonardi in prestito al Sud di Tirol. Caratteristiche di Moulet, classe 99, difensore di grande struttura, forte nel gioco aereo, non velocissimo ma neanche troppo lento. Tra le caratteristiche peculiari, un ottimo tempismo negli interventi. In carriera finora ha realizzato 10 gol, non pochi per un difensore centrale, circa 130 presenze in C con Trapani, promozione in B nel 2019, Juve Under 23, Juve Stabia, Cesena, Catanzaro, solo una presenza in campionato, Monopoli e Avellino. Le caratteristiche del centrocampista Lorenzo Lonardi: mediano di struttura, 1,87, quindi 187 centimetri, piede destro, spiccato senso tattico. Lonardi è un calciatore di discreta, buona qualità tecnica che nel centrocampo a 3 si trova più a suo agio da mediano play, l'ideale per caratteristiche e attitudini in una mediana 2. Per contro, non avendo una grande frequenza di passo, da mezzala sarebbe adattato. Lo scorso anno in B soltanto 2 presenze dal primo minuto e appena 419 minuti in campo con la maglia del Sud di Tirol. Nel triennio precedente Lonardi si è messo in grande evidenza in Serie C nella Virtus Verona, 111 presenze da avversario, ha incrociato 2 volte il Pescara negli ottavi di finale playoff stagione 2022-23, ancora prima 88 presenze in D con la maglia dell'Ambrosiana.